Intanto voglio ringraziare Cosa Pubblica perché comunque diciamo un'iniziativa di questo tipo, questo panorama nazionale è assolutamente lodevole e quindi ce ne fossero di iniziative di questo tipo. Allora, sarò brevissimo, prendendo spunto da esempio da Fabio, e la mia battaglia di whistleblower è iniziata nel 2008. Quando a 21 anni sono stato assunto da Banco Desio della Brianza nella filiale di Parma. E dopo alcuni mesi ho denunciato, prima internamente, le irregolarità e gli illeciti che venivano commessi nella banca. In particolare, ho scoperto la presenza di una pericolosa falla informatica che consentiva di avere denaro contante in valuta estera nel cavo delle filiali, e senza che questo denaro risultasse a livello del sistema informatico della banca. Le risultanze degli inquirenti hanno poi dimostrato che questo denaro, dopo essere stato temporaneamente nascosto in cassette di sicurezza senza contratto, veniva illecitamente trasferito in Svizzera attraverso degli spalloni e depositato in Svizzera su conti cifrati. Grazie anche alle mie segnalazioni, si è infatti sviluppata un'inchiesta denominata Operazione Stella Alpina, che ha portato il gruppo Banco Desio a processo al Tribunale di Roma con due società controllate e diversi manager. Le accuse per i manager sono gravissime, si va dall'associazione a delinquere al riciclaggio internazionale e all'appropriazione indebita. Il 24 gennaio 2014, dopo circa 3 anni di rinvii e di inspiegabili ritardi, e si è finalmente tenuta la prima udienza del processo al Tribunale di Roma. Il gruppo Banco Desio ha di fatto ammesso le proprie responsabilità e ha patteggiato una sanzione di 1.200.000 euro. L'ex amministratore delegato di una controllata del Lazio di Banco Desio ha invece patteggiato circa 3 anni di carcere. Gli altri dirigenti coinvolti sono a tutt'oggi a processo. A causa delle mie denunce, però, Banco Desio mi ha licenziato in tronco nel novembre del 2008. Purtroppo in Italia ad oggi non esiste alcuna legge che supporti e protegga il whistleblower, ovvero il dipendente che segnala o denuncia illeciti nel proprio ambiente di lavoro. L'unico risultato che certamente raggiunge il dipendente che segnala, soprattutto nel mondo bancario, è quello di essere immediatamente licenziato, come è successo a me. Inoltre, spesso nelle aule dei tribunali, le banche possono contare su un alleato e su magistrati disposti a credere alle cose più strambe e a capovolgere, la realtà dei fatti. Vi faccio l'esempio di quanto è accaduto a me nella mia causa di lavoro. E in primo grado al Tribunale di Parma il giudice del lavoro mi ha concesso 0 capitoli di prova, 0 testimoni e 0 registrazioni che avrebbero potuto comprovare la bontà delle mie tesi. Alla banca invece il giudice ha dato la possibilità di scrivere il falso, di presentare documenti alterati e di utilizzare come testimoni proprio gli stessi colleghi che avevo denunciato penalmente. Inoltre alla banca il giudice ha concesso più di 60 capitoli di prova. Indovinate alla fine il Tribunale di Parma chi ha dato ragione. Come vi dicevo però, le risultanze delle indagini di Roma hanno confermato appieno la correttezza di quanto da me denunciato. Persino Banca d'Italia è stata costretta ad intervenire e nel marzo del 2013 ha sanzionato per 360.000 euro i vertici di Banco di Desio della Brianza, riscontrando gravi carenze in materia di antiriciclaggio, come ad esempio nell'organizzazione, nella governance aziendale, nel sistema informatico appunto e nei controlli interni. Transparency International, che come sapete è l'organizzazione di riferimento per la lotta alla corruzione a livello mondiale, nel report 2012 che ha pubblicato in Italia dal titolo Un'alternativa al silenzio, mi ha riconosciuto come unico whistleblower italiano in ambito privato. Ma vediamo chi è esattamente un whistleblower, visto che diciamo, le tesi sono diverse, ma in realtà diciamo, la definizione di whistleblower è una sola. Allora, il whistleblower non è certamente un delatore, non è una spia e nemmeno una talpa. Il whistleblower è semplicemente un cittadino, e questo è molto importante, a cui sta a cuore la comunità in cui vive e la sua nazione. Il whistleblowing è partecipazione.
è sentirsi parte di una comunità e battersi per il bene di questa comunità. Whistleblowing significa battersi per una società migliore, battersi per sé e per i propri cari in primis, perché ognuno di noi aspira a vivere nella società che sogna. Quindi a questo proposito il Movimento 5 Stelle, prendendo appunto spunto dalle raccomandazioni di Transparency International Italia, ha di recente, più precisamente nel 31 ottobre del 2013, depositato in Parlamento una proposta di legge per regolamentare il whistleblowing, introducendo misure di tutela e di promozione nei confronti del whistleblower, quindi di colui, del dipendente che segnala o denuncia irregolarità o illeciti nel proprio ambiente di lavoro. Quindi il mio augurio è che, nonostante tutto, questo disegno di legge possa trovare il consenso trasversale che merita e diciamo mi batterò per quanto in mio potere affinché questo accada. Personalmente, infatti, non ho alcuna intenzione di consegnare ai miei figli un'Italia dove a farla da padrona sono mafie, ingiustizia, scandali, riciclaggio, evasione fiscale oppure non rispetto dei diritti dei lavoratori. È per questo che, nonostante le innumerevoli ritorsioni che ho dovuto subire dal 2008 e che tuttora sto subendo e che subirò nei prossimi anni, non rimpiango assolutamente di aver segnalato, anzi l'ho rifatto poi successivamente in un'altra banca, e invito anzi tutti i lavoratori di qualsivoglia categoria a fare altrettanto quando ce n'è necessità. Insomma. Oggi infatti occorre combattere per cambiare le cose, per fare in modo che in Italia gli italiani appunto tornino a percepire che l'onestà è un valore imprescindibile e è un valore assoluto su cui la nostra società deve basarsi. E mi è piaciuta una frase di Papa Francesco che recentemente appunto ha detto, proprio rivolgendosi in particolare a noi giovani: siate coraggiosi, andate controcorrente, siate artigiani del vostro futuro. Questo secondo me è un concetto veramente bello che va diciamo preso e va tenuto bene a mente. È infatti solo così che l'Italia potrà rialzarsi da questo torpore, diciamo, ben più che ventennale, e guardare con serenità al proprio futuro, visto che l'Italia ne ha tutte le possibilità. Concludo questo mio intervento prima di spendere due parole alla fine, diciamo. Mi rivolgo in primo luogo a Cosa Pubblica e vabbè, al dottor Di Caterina, che ha dovuto andare via per un impegno pregresso, con una richiesta d'aiuto, perché fondamentalmente il whistleblowing, sia dalla politica ma anche diciamo da voi, da tutti i cittadini onesti, hanno in questo momento un grosso bisogno di essere aiutati, nel senso che non vi è nessuno che ci tuteli. E vi chiedo un aiuto appunto perché sia la magistratura che gli organi di controllo non vedono di buon occhio gente come me appunto che ha denunciato nel proprio ambito di lavoro. E tanto per dirvi, il giudice del lavoro di Parma ha addirittura stabilito nella mia causa di lavoro che il whistleblower diciamo rompe il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. Tanto per dirvi come diciamo come gira il fumo nelle aule di